Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi parliamo dell'ultima riunione che ho avuto con il mio club del libro. Quindi, come ogni mese, vi parlo delle letture che abbiamo fatto durante il mese scorso, della discussione che ne è nata e ovviamente dei libri proposti per il prossimo mese. Come ogni mese ci siamo ritrovati in casa della mia mamma, tutti riuniti intorno ad un tavolo ed abbiamo condiviso non soltanto le letture che abbiamo fatto, ma anche come sempre un po' di chiacchiere, un dolcetto, ma soprattutto una buonissima bevanda. Nel senso che alla mia mamma è stato regalato un estrattore, quindi abbiamo fatto una cosa insomma particolarissima, abbiamo estratto delle pere e zenzero, aggiunto dell'acqua e messo sul fuoco, insomma, bollire in modo da fare una specie di, non so, non mi ricordo come si dice, comunque una specie di tisana alla pera e zenzero fatta proprio con la pera, quindi insomma buonissima, super grande successo, e soprattutto la mia mamma si è organizzata per avere tutte le tazze di coccio, ora noi diciamo di coccio, non so come si dice, comunque, quindi bere, non bicchierini di plastica, perché appunto io piano piano sto inculcando anche nei miei genitori l'idea appunto di eliminare l'usa e getta, quindi sono molto contenta. Allora, qual era il tema dello scorso mese? Il tema era, se vi ricordate, quello dei psicologi, o meglio libri scritti da psicologi che analizzassero insomma vari aspetti della vita o vari argomenti. Il libro che ho letto io è Impara a essere felice. Scusate, tanto guardo di qua per vedere se mi sto riprendendo nella maniera corretta. Comunque, Impara a essere felice di Paolo Crepé. E purtroppo però, con l'idea che il libro era breve, l'ho ordinato tardi e alla fine mi è arrivato anche in ritardo e quindi non ho fatto in tempo a leggerlo, ho letto veramente soltanto i primissimi capitoli. Però vabbè, l'ho comunque terminato e ve ne ho parlato nel video delle letture del mese. Quindi niente, abbiamo parlato di questo libro e diciamo che la discussione è stata abbastanza unanime, nel senso che chi l'ha letto l'ha amato. Paolo Crepé all'interno del libro analizza attraverso brevi capitoli vari aspetti della felicità, o meglio, vari rapporti della felicità con altri elementi della nostra vita, per esempio felicità e lentezza, felicità e nuove dipendenze, felicità plastificata, la felicità visibile, felicità e desiderio, felicità, sesso ed estasi, la felicità delle donne e così via. La cosa che mi ha insomma colpita di più è il fatto che ogni volta che qualcuno toccava un determinato argomento, quindi la felicità legata a qualcos'altro, si apriva una discussione immensa anche su argomenti molto importanti come la situazione delle donne, le donne nel lavoro, o non so, come educare i figli e l'educazione che viene imposta nelle scuole. Quindi insomma lì, ecco, su questi punti poi cominciavano ad emergere anche opinioni piuttosto differenti, quindi c'è stata una bella discussione animata che mi è piaciuta molto. Quindi è stato veramente interessante leggere e parlare di questo libro. Abbiamo poi parlato di Vergogna, un'emozione antica di Meluzzi. Anche questo libro è stato letto da diversi membri del club e diciamo che la cosa che è emersa è il fatto che Meluzzi sia molto 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 religioso, cosa che non tutti i membri sapevano, e questo chiaramente si vede all'interno del libro. Quindi la vergogna viene analizzata, ecco, anche dal punto di vista religioso, soprattutto chiaramente nel mondo cattolico. Un'altra cosa che è stata sottolineata sul libro di Meluzzi è il fatto che il suo modo di scrivere, ecco, non sia semplicissimo, la sua scrittura non sia proprio semplicissima, nel senso che mentre Crepé è molto diretto proprio per il grande pubblico, quindi una scrittura semplice e scorrevole, Meluzzi è un po' più tecnico e quindi niente, diciamo, è un libro che necessitava di una certa concentrazione, ecco, nel momento in cui veniva letto. A parte questo, l'argomento della vergogna è stato trattato, secondo chi l'ha letto, in maniera molto buona, quindi è molto interessante, quindi niente, è stato letto con piacere e sicuramente viene consigliato.
È stato fatto un accenno anche al libro Le parole che curano di Morelli, perché una dei componenti del nostro gruppo aveva letto, è stata l'unica ad aver letto questo libro, ma lei, avendo fatto studi di psicologia, insomma, si era innamorata, ecco, di questo titolo e l'ha letto, e quindi abbiamo ovviamente ascoltato anche la sua opinione. Lei l'ha trovato interessante, ovviamente crede molto nel potere delle parole, del fatto che possano da una parte fare più danni della grandine, ma dall'altra, appunto, se usate nella maniera corretta, hanno veramente un grandissimo potenziale. La cosa, ecco, che lei ha notato, il fatto è, diciamo, un po' il contrario di quanto dicevamo prima, ovvero il fatto che ha trovato, avendo fatto degli studi su questo argomento, la scrittura anche un po' troppo semplice. Avrebbe preferito qualcosa di un po' più tecnico, perché, essendo particolarmente interessata all'argomento, sicuramente ha già letto tanto di psicologia, e ecco, qualcosa che andasse un pochino più a fondo forse le sarebbe piaciuto di più. Per il resto, ovviamente, per il grande pubblico è il libro che lei consiglia, che ha amato. Bene, adesso direi di passare a quello che è l'argomento o la tematica per il mese prossimo. Come sapete, io di solito scelgo un tema che leghi un certo numero di titoli, tra i quali poi votiamo quelli da leggere per il mese successivo. Ecco, questa volta ho deciso di proporre un autore, ovvero Camilla Läckberg. Ho voluto riproporre, diciamo, la tematica thriller o la tematica gialli, perché in ogni caso è una tematica che piace praticamente a tutti, quindi insomma, sono contenta di essermi un po' diversificata dal mese scorso, in cui abbiamo letto dei saggi, quindi comunque cose che non fossero nemmeno lontanamente dei romanzi, e quindi tornare su una comfort zone, no? Una tematica che so che accomuna il gusto un po' di tutti. Ho scelto Camilla Läckberg perché è un'autrice che io amo da morire, quindi secondo me scrive molto bene e merita di essere letta, ma soprattutto ha una grande produzione di libri, quindi è possibile che ogni lettore, insomma, legga un libro diverso. Difatti, quando propongo un autore, ed è stato così per Murakami e un altro mese avevo proposto La Fallaci, ogni lettore è libero di scegliere il titolo che vuole, quindi non c'è una lista di titoli tra cui votare, perché in realtà il confronto sarà proprio sull'autore in generale, quindi sugli stili di scrittura, su non so, i personaggi che delinea, sulle trame che mette in piedi, sul modo che ha di raccontare, sui finali e così via. Trattandosi chiaramente di gialli, l'unica cosa che non potremo fare alla prossima riunione sarà svelare il finale o comunque dare troppi particolari sulla trama, perché essendo un'autrice così amata, così popolare, poi magari altri, cioè tutti i membri del gruppo avranno voglia di leggere altro di lei, e non vorrei aver rovinato il finale tutti i gialli, perché si sa, una volta che si è scoperto il colpevole non sa più voglia di leggere quel determinato libro. Quindi niente, a parte questo, ci confronteremo chiaramente su tutte le altre tematiche che riguardano l'autrice, in modo da farci un'idea su di lei, se è coerente oppure se in ogni libro ha alti e bassi e si comporta in maniera differente. Lei ha scritto, è un'autrice della Svezia, che ha scritto una serie di libri, una lunga serie di libri con dei protagonisti dei quali non mi ricordo il nome, magari vi lascio qui, Erika mi pare, lei e lui non me lo ricordo, comunque che iniziano con La principessa di ghiaccio, che è un libro bellissimo, dove appunto questi due protagonisti fanno, in ogni libro c'è un giallo da risolvere, ok? Quindi la loro storia personale è legata e va avanti in ogni libro della serie, ma in realtà ogni libro poi è un caso differente, quindi ognuno può leggere il titolo che preferisce. Io in realtà ho la fissa per andare in ordine, quindi avendo letto il primo voglio andare avanti e leggere il secondo. Purtroppo il secondo lo legge mia sorella, quindi per non leggere, diciamo, in più di uno lo stesso libro, mi sono orientata su qualcosa di diverso, ovvero, eccolo qua, Donne che non perdonano. Questo libro è fuori dalla serie di Patrick e Erika, adesso che mi viene il lampo, penso dovrebbero essere questi nomi. Comunque questo va fuori da quella serie, quindi lo posso leggere tranquillamente, e non vi dirò la trama perché non l'ho letta, dato che Camilla Läckberg mi piace moltissimo, me l'ha regalato mio marito per Natale, ho deciso di non rovinarmi niente e non mi sono letta nulla. Quando poi il mese prossimo mia sorella avrà letto Il Predicatore, che è il secondo libro della serie, poi lo presterà a me e lo potrò leggere anch'io andando in ordine. È per questo anche che non voglio che vengano svelati i finali, perché mi piacerebbe veramente recuperare tutti i libri di questa autrice.
Bene ragazzi, fatemi sapere se voi conoscete Camilla Läckberg, se avete letto qualcosa, se vi piace e quanto piace a me, ma soprattutto ho piacere di avere la vostra opinione su qualche libro psicologico o comunque scritto da psicologi che vi possa essere piaciuto in qualche maniera e che mi consigliate. E niente, noi come sempre ci vediamo prestissimo con un altro video. Ciao!